Gioire ancora per arrivare come meglio non si potrebbe alla pausa di domani. L'Italia sfida l'Azerbaigian e strizza l'occhio alla possibilità di qualificarsi già oggi alle semifinali delle AHF Championship Under 17. È fondamentale però continuare a fare risultato come avvenuto già nelle due partite vinte ieri contro la Polonia, l'altro ieri anzi, e ieri contro la Nord Macedonia. Bella Italia! Di Lignano Sabbiadoro da Matteo Aldamonte una buona serata e un saluto al graditissimo ospite come sempre qui al mio fianco, Beppe Tedesco. Grazie Matteo e grazie a tutti quelli che ci ascoltano e che sperano di vedere la nostra Italia vincere ancora. E insomma mister, abbiamo iniziato con il piede più che giusto, due partite giocate ottimamente, interpretate nel migliore dei modi, super prestazione in particolar modo contro la Polonia all'esordio, ieri poi tanto cuore, ma serve anche quello per andare avanti in queste manifestazioni. Beh, in questi tornei innanzitutto è importantissimo vincere le prime partite. L'hanno vinto alla grande contro la Polonia, un primo tempo straordinario anche con la Nord Macedonia, poi dimostrazione di tenuta, di voglia di vincere nella seconda parte della partita e quindi adesso dobbiamo andare avanti. Vedremo dunque l'Italia come approccerà soprattutto a questa partita contro l'Azerbaigian, che fino ad ora non ha ottenuto punti nel proprio cammino, ha perso entrambe le gare fino ad ora disputate, ma naturalmente bisognerà tenere alto, altissimo anzi, il livello di guardia. È il momento della presentazione delle formazioni, anche noi possiamo andare con l'aiuto della grafica a dare un'occhiata tanto all'Italia quanto all'Azerbaigian, prima all'una e dopo all'altra formazione. In grafica in primis la squadra allenata da Liliana Ivaci, che ripresenta le stesse giocatrici che sono scese in campo nelle prime due partite di giugno: Conte, Ingrassia, Podda, Davoli, Ponti, Lupisella, Eghiarrua, Gozzi, Fabbo, Sizia, De Santis, Campestrini, Capitan, Manojlovic, Andreani e Vinci. Dall'altra parte invece c'è l'Azerbaigian allenato da Chingiz Azimov con Eyazova, Alieva, Ibrahimova, Riaeva, Brairamova, Abdulayeva, Agayeva, Yayayeva, Suleimanova, Odukova, Mamataknova, Teria Zeva e Moli Vaska Yava. Questa la formazione dell'Azerbaigian. Italia che, come sottolineavamo ancora e lo ricordavamo, ha ottenuto due risultati importanti, ma forse ancora più importante nell'economia di questa terza giornata di partite di questo AHF Championship è stato il successo della Nord Macedonia contro la Polonia, che ha sicuramente agevolato l'Italia nella corsa verso le semifinali, perché a questo punto il passaggio del turno è di fatto aritmetico, perché appunto è arrivata questa vittoria della Nord Macedonia, la sua prima vittoria. L'Italia adesso deve fare punti per ritrovarsi a 6 punti a più 4 dalle sue inseguitrici. Beh, questo è un vantaggio di giocare questi tornei, di aver vinto le prime due partite. Adesso è importante quello di cui parlavamo anche prima, che oggi ci sia una buona occasione sia per vincere sia per dare le rotazioni opportune per consentire un po' di riposo, di turnazione delle giocatrici più importanti. Speriamo che questo sia possibile stasera. Direzione di gara affidata alla coppia formata dai signori Cipov e Klus, entrambi provenienti dalla Slovacchia. I delegati della IHF al tavolo sono Frank Bolov dalla Germania e Kiri Konecny invece dalla Repubblica Ceca. Tra pochissimo sarà il momento degli inni nazionali e si inizierà da quello della squadra di casa, da quello dell'Italia, un'Italia trascinata nei giorni scorsi dai gol di Giulia Fabbo e di Ramona Manojlovic. Fabbo al momento ha all'attivo 14 reti in due partite, mentre Manojlovic ne ha segnati 12. Inno d'Italia.
consueta ma sempre emozionante carica emotiva ed agonistica per le azzurrine, per le primule, così sono state soprannominate per questa manifestazione le ragazze dell'Italia, inno dell'Azerbaigian. È vero, la classifica del girone, i risultati di oggi ci agevolano, ma coach tedesco, hai centrato il punto, un po' per deformazione professionale da allenatore, no? È vietato abbassare la guardia, un altro po' per esperienza diretta. Ricordiamo che l'anno scorso, proprio in questi giorni, l'Italia Under 18 maschile centrava la promozione nella prima divisione, in panchina c'eri tu, hai detto bene, in questi tornei bisogna vincerle tutte. Sì, la vittoria tira l'altra. Soprattutto ti aumenta l'autostima in maniera incredibile, aumenta l'impressione che fai sulle altre squadre, sugli arbitri, sul personale esterno, e quindi è una qualcosa che continua a caricarti, e soprattutto quando riesci a coinvolgere tutti i giocatori in questo progetto, questo ti aiuta ancora di più nella gestione dei tempi di attesa della partita. E noi dobbiamo fare questo oggi, dobbiamo continuare a vincere. Vedo che la proporzione fisica è a nostro favore in questa partita, siamo ben strutturate, siamo più numerose, penso che abbiamo tutte le possibilità di fare una partita importante per darci ulteriore carica. E le prime due partite ci hanno detto, e lo sottolineavamo coi numeri in precedenza, che abbiamo due tiratrici da fuori importanti, e questo quando si parla di nazionali italiane in assoluto è una notizia ed è un dato molto interessante. Giulia Fabbo e Ramona Manojlovic, e in particolar modo stasera con una difesa non altissima, potrebbe essere questa l'arma in più su cui basare la gara. Sì, qualche volta si discute sempre sull'importanza dei ruoli nella pallamano, ma sicuramente i terzini saranno la differenza, e quando hai due giocatrici di questo livello, dopo tutto il resto del gioco ne trae beneficio. Poi ho visto che anche la centrale De Santi sta giocando molto bene, quindi diciamo la linea esterna è molto positiva e credo che stasera ci farà vedere qualcosa, ma io spero che anche qualche giocatrice della panchina ci faccia vedere qualcosa. Eh sì, anche perché in un torneo così lungo poter contare e avere la fiducia in se stessi alta anche di chi entra dalla panchina è molto importante, perché non puoi mai sapere che cosa accadrà in corso d'opera. No, ritornando all'episodio all'anno scorso, noi per esempio abbiamo perso bronzo per la finale del championship in Georgia, eppure abbiamo fatto benissimo lo stesso perché eravamo tutti stati coinvolti e tutti quelli che avevano giocato hanno dato una dimostrazione di forza anche in finale. Questo spero che possa accadere anche qua. Tutto pronto per il fischio d'apertura, attaccherà da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia gialla, pantaloncini neri, l'Azerbaigian si difende in tenuta azzurra classica, la nazionale italiana Under 17 guidata in panchina da Liliana Ivaci affiancata da Elena Barani e da Adele De Santis. Primo possesso della partita per l'Azerbaigian, che attacca sulla difesa schierata in 6-0 da parte dell'Italia, è ben serrata la difesa azzurra, l'Azerbaigian prova subito ad organizzarsi per cercare di costruire un'azione d'attacco pericolosa con Obukova in posizione di centrale, il tentativo che subito viene arginato da Davoli, che inizia nello starting seven al posto di Gozzi. Beh, già questo è una novità e soprattutto un tentativo di fare quello che abbiamo detto prima, di dare spazio a tutti quanti il roster.
l'attacco dell'Azerbaigian con Rzaieva, che ieri ha giocato un'ottima partita contro la Polonia, ha messo a segno 8 reti. Parasizia, però, primo intervento importante per entrare in partita per l'estremo difensore azzurro. Dall'altra parte prova Manojlovic con uno scavalcamento, c'è stato però un fallo in attacco fischiato a Ramona Manojlovic. La prima impressione è che l'Azerbaigian debba per forza prendere 6 metri per fare gol, quindi speriamo di essere capaci. Prima rete della partita proprio per l'Azerbaigian, il gol segnato da Nigar Agayeva, che è riuscita alla posizione di ala destra, peraltro destra di mano, non comodissimo, per prendersi quel tiro a battere Martina Sizia. Speriamo che la Sizia si adegui subito a questa, diciamo, novità, perché è difficile che ci siano più ali destra e destra di mano. Bella rete intanto di Martina De Santis, uno contro uno, aveva giocato una gran partita contro la Polonia, soprattutto nel momento in cui Gila Fabbo era stata marcata uomo. Le due sono compagni di squadra, entrambe giocano nelle fila del Salerno, adesso ha voluto prendere lei in mano la situazione con un uno contro uno. Questo è un grande vantaggio di avere due tiratrici importanti, gli spazi aumentano e se c'hai talento nel ruolo di centrale lo sfrutti. Palla recuperata dall'Italia su un tentativo di passaggio al pivot piuttosto velleitario, allora possiamo andarcene in seconda fase con Fabbo, che può andare in palleggio, va a puntare alla difesa. Fabbo si muove Ghiarrua sulla linea, andiamo da Podda a destra che deve risalire però perché non c'è spazio. Fabbo vede un'autostrada avanti a sé, si butta dentro, conclusione centrale, riesce a neutralizzare questa volta Molievskaya. Probabilmente Fabbo non voleva andare al tiro ma voleva passare, a un certo momento si è trovata libera e ha forzato un'entrata che non ci stava. Buttata via questa palla dall'Azerbaigian, che evidenzia limiti nel controllo del pallone abbastanza chiari in questo caso. Sì, penso che sia una squadra che non possiamo mantenere in partita per tanto tempo. De Santis, Manojlovic, a destra Fabbo, ancora Manojlovic e Ghiarrua che gioca d'appoggio, si schiaccia la difesa dell'Azerbaigian, c'è spazio per Bevelin e Ghiarrua. Bella rete dell'Italia. Combinazione semplice ma efficace, mi pare che ieri ne abbia giocato più volte una del genere, però con soluzioni individuali del pivot, quindi va bene, è un'azione che abbiamo provato e riprovato. Eh sì, ieri un paio di magie di Ghiarrua d'astuzia contro la difesa della Nord Macedonia sono servite appunto un paio di azioni prima di prendere le misure su quel tipo di giocata da parte del pivot. In forza al Cellini Padova, attacco dell'Azerbaigian che prova con una serie di incroci a muovere la difesa dell'Italia, buona reazione da parte di Sizia che va a parare due volte. Sizia, c'è stata anche l'invasione su Agayeva, dunque palla recuperata. Davvero una bella parata questa della Sizia. Manojlovic, subito l'azione in velocità dell'Italia, il tiro di Fabbo centrale in qualche modo, poi Molivaskaya riesce a parare, non riesce a sbloccarsi giù la Fabbo in questi primi minuti. Ma questo però era un tiro che ci stava, era una seconda fase portata molto bene da Manojlovic, lei ha dovuto tirare, va bene, questo ci sta. Ancora attacco dell'Azerbaigian, piuttosto distante però dalla zona di tiro pericolosa, infatti l'Italia va a recuperare il pallone con Podda, poi la buttiamo a nostra volta via, si resta nella zona della tre quarti del campo, nella metà campo italiana. In qualche modo De Santis arpiona quel pallone, la fa propria. C'è un pericolo in queste partite, adeguarsi un po' al livello di gioco degli avversari, è chiaro che non siamo una squadra che ha vinto due partite ma non abbiamo forse ancora la consapevolezza di essere così un livello più superiore. De Santis si gira Ghiarrua, eccola l'azione che avevamo sottolineato in precedenza, vista ieri contro la Macedonia, ha provato a girarsi, è mancato solo il gol. Buonissima individuazione degli spazi, buonissima lettura del gioco, peccato per il tiro. E al piccolo trotto l'Azerbaigian si riporta dall'altra parte del campo con grande calma, grande pazienza, tutto l'interesse naturalmente ad addormentare un po' i ritmi della partita la formazione avversaria. Muro dell'Italia che può andarsene in contropiede, Podda può andare tutta da sola, Podda, il tiro e la rete, gol dell'Italia per il 3-1 al quinto minuto. Così si chiudono e si vincono queste partite. Sì, qua veramente c'è da sfruttare l'imponenza fisica che questa volta abbiamo rispetto agli avversari per fare contropiede, questo è il gioco che dobbiamo fare, che deve divertirci, deve dare il tempo anche di riposare, diciamo, mentalmente. Ancora un gioco d'anticipo dell'Italia, l'ultimo tocco è di Podda. Infatti il pallone resta all'Azerbaigian che ripartirà con Mamadaknova che fa ripartire l'azione
dall'angolo. Qualche difficoltà però a rimettere in gioco il pallone la giocatrice dell'Azerbaigian, che poi la cede al centro dove c'è Obukova. Cambio di possesso, palla recuperata ancora dall'Italia. Davoli aveva accennato solo ad un uno contro uno, poi è andata per vie centrali dove c'è De Santis, il cui tiro e anzi il cui gol viene annullato dal fischio della coppia arbitrale, che riconsegna comunque il pallone all'Italia a 9 metri. E Yarrua pronta a far ripartire l'azione dalla linea tratteggiata dei 9. Si ricomincia con De Santis a sinistra, Manojlovic con ordine. Questo attacco dell'Italia si difende con il centro avanti Obukova per tenere quantomeno distante nei limiti del possibile l'attacco dell'Italia all'Azerbaigian. Giro di palla ancora delle azzurrine, il pallone viaggia da Fabbo a Manojlovic, poi De Santis, un incrocio per Ramona Manojlovic che stacca dai 9 metri, un missile terra aria imparabile, 4-1. Un bellissimo tiro di Manojlovic, oltretutto da una posizione non facilissima, andando verso l'esterno, denotando un grande talento. Giocatrice che è cresciuta nel vivaio e nella prima squadra, nel campionato di Serie A 2 del Fondi, già ufficiale però il suo passaggio a partire dalla prossima stagione nelle fila delle campionesse Ritala della Iomi Salerno. Il tiro, bello questo gol confezionato da Bayramova per l'Azerbaigian, sorpresa Sizia stavolta. E invece dovrebbe stare molto attento, perché secondo me è l'unico tiro che possono fare contro la nostra difesa, in doppio appoggio, sfruttando gli spazi che qualche volta la difesa lascia. De Santis lascia sul posto il difensore avversario e ancora una volta si prende la soddisfazione di andare dentro come un coltello caldo nel burro nella difesa dell'Azerbaigian. Secondo me questa è un'azione che potrà fare tantissime volte in questa partita. Obukova per l'Azerbaigian, che si ripropone dall'altra parte quando andiamo verso lo scoccare dell'ottavo minuto del primo tempo. Italia che appare in pieno controllo della gara, fino ad ora 5-2 il risultato. Naturalmente bisognerà tenere alta la concentrazione, ennesimo muro lì nel mezzo da parte della difesa, poi ci pensa Sizia a parare, la palla resta lì, c'è spazio per le ali per andare in contropiede, in particolar modo Podda che va in uno contro uno, poi si infila in un ginepraio e riesce a tornare dall'altra parte dove c'è Yarrua. L'Italia preferisce abbassare i ritmi, buona palla ennesima recuperata. E io penso che in tutta la partita questo muro potrà fare 30-40 stoppate, perché non vedo come possano superarci in altezza, forse dal fianco in appoggio. Fabbo, De Santis, poi Podda che si infila nello spazio, aveva cercato, come avvenuto con Yarrua in precedenza, di sorprendere la difesa avversaria, è stata però fermata. La lettura era molto buona, la tecnica con cui è entrata dentro un po' meno, ma è importante vedere quegli spazi. De Santis, ecco Podda che stavolta taglia come doppio pivot, ancora Ramona Manojlovic, l'impressione è che possa fare questo ogni volta che vuole stasera. Questo era più facile rispetto a prima, figuriamoci. Stacca un attimo prima dei 9 metri, assolutamente impossibile per la difesa avversaria riuscire ad intervenire. 6-2 il risultato al nono minuto di partita. La conclusione, ancora una volta Sizia si lascia sorprendere da questo tiro non irresistibile per la verità di Agaieva. E gol di Martina De Santis, stessa zona di campo, stessa facilità nell'andare in uno contro uno, e Obukova si prende anche un 2 minuti. E abbiamo il cambio del portiere dopo questi due gol dalla destra, vediamo se riusciremo a ostacolare questo tiro in destro di mano. È entrata Sara Di Giugno, estremo difensore in forza al Teramo, origini abruzzesi per lei, ieri è stata impiegata per uno scampolo di partita contro la Nord Macedonia, questa sera ci sono minuti a sua disposizione dopo qualche imprecisione da parte di Sizia, in particolar modo sui tiri dall'ala destra. Sempre attacco dell'Azerbaigian, un po' confuso per la verità, devono riposizionarsi le giocatrici avversarie. Il giro di palla, c'è la segnalazione di passivo, il muro ancora di Yarrua, l'ultimo tocco è dell'Azerbaigian, palla riconquistata dall'Italia che può andare in avanti con Fabbo. Dialoga con De Santis, poi a sinistra Manojlovic, scavalcamento facile facile ancora una volta, rete dell'Italia. Certo che è difficile affrontare la Manojlovic perché da fuori fa gol, in penetrazione e scavalcamento fa gol,
oltretutto c'è un gap fisico impressionante col suo difensore diretto. Gol dell'8-3 al decimo minuto di partita, c'è il time out chiamato dall'Azerbaigian. Io pregherei la regia di andare coi microfoni, in particolare sulla panchina di Liliana Ivaci, sulla panchina dell'Italia. Non li permetti e chiudi. Giulio, tu li solo esci un po' fuori, capito? Senza fare bloccare, esci di sul braccio, vedrai che li blocchi tutti. In attacco, in velocità, se no organizziamo. Se fanno 6-0, proviamo le cose per 6-0. Mettiamo in gioco tutti, le ali pure. Dai, forza, andiamo. Dai, 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 dai. Ti ricordi che... In queste situazioni, quando la squadra avversaria sotto i 5 gol chiama time out, non è che noi allenatori abbiamo da dire molto alle nostre giocatrici e ai nostri giocatori. Ha fatto bene Liliana a ricordare di tenersi al canovaccio di gioco che è stato preparato contro la 6-0, perché serve sempre preparare qualcosa e svilupparlo nelle partite, e il resto sono piccole attenzioni a cui dedicarsi. Magari sulla difesa penso che sia abbastanza inutile l'uscita contro queste avversarie, però se c'è lo schema difensivo che prevede queste cose lo si prova anche oggi. Detto della vittoria della Nord Macedonia contro la Bielorussia 30-29, nel gruppo A invece sono arrivati i successi di Islanda e Israele. L'Islanda che con la vittoria contro la Turchia 32-22 ha raggiunto la Repubblica Ceca a quota 4 punti per un primato in questo momento a 2. La Repubblica Ceca però oggi riposava. Israele ha ottenuto la prima vittoria del suo campionato 25-18 battendo il Kosovo. Domani c'è un Islanda Repubblica Ceca che potrebbe decidere, con ogni probabilità deciderà, la squadra che chiuderà in testa il gruppo A e che dunque poi andrà a comporre il tabellone delle semifinali, andando ad incrociare ovviamente le squadre del girone dell'Italia. Una di queste sarà proprio l'Italia, che è sicura di essere in semifinale. Vedremo però in che posizione la penetrazione di Giulia Fabbo per andare a trasformare. Con il dito indicavi Davoli, sì, potevamo chiuderla probabilmente prima con Davoli, abbiamo preferito attaccare e andare a segnare con Giulia Fabbo. Averlo saputo potevamo tenere lo score delle murate che faremo questa sera, sembra forse l'Italia di pallavolo. L'Azerbaigian con estrema calma, quantomeno per provare a contenere il passivo, e invece l'Italia ha recuperato un altro pallone e Garrua tre passi per andare dentro 10-3 più 7 al dodicesimo. Beh, ieri l'Azerbaigian ha giocato probabilmente la sua miglior partita, andando a perdere sì con la Polonia 42-32, è un passivo netto, deciso, ma fino a 10 minuti alla fine, dopo 50 minuti l'Azerbaigian era ancora in partita sotto di 4-5 reti, probabilmente due partite consecutive, questa è la terza. Ieri hanno battagliato, adesso stanno anche un po' pagando da un punto di vista fisico, è anche una squadra con limiti fisici appunto abbastanza evidenti. Sai, quello che mi meraviglia, perché non ho visto la partita, è come abbiano fatto a fare 32 gol contro la Polonia, però si vede che la freschezza atletica conta. Obukova trova spazio nella difesa dell'Italia e va a segnare la quarta rete dell'Azerbaigian, 10-4 il risultato. C'era Igarrua tutta sola sulla linea, ci ha messo un attimo di troppo ad accorgersene Martina De Santis, e dunque dobbiamo ripartire dai 9. Ha comunque ottenuto un fallo la giocatrice dell'Italia, e allora Manojlovic, a destra c'è Fabbo ancora, Italia che naturalmente con il punteggio dalla propria parte ha anche la tranquillità per poter provare schemi di gioco e azioni che potranno rivelarsi utili, in particolar modo nella giornata dell'8 agosto, quando le azzurrine torneranno in campo per affrontare la Bielorussia, e quella potrebbe essere una partita decisiva. Naturalmente servirà a vincere questa sera e servirà che la Bielorussia faccia punti poi nella sua terza partita del girone, perché appunto in quel caso con l'Italia a 6 punti, la Bielorussia a 4, sarebbe uno scontro diretto per il primo posto. Attacco ancora dell'Azerbaigian, arriva una conclusione, c'è una penetrazione, abbiamo perso la marcatura tra Manojlovic e De Santis, Manojlovic viene anche ammonita. Chiaramente, appena ho detto che 32 gol mi sembravano esagerati, hanno fatto due azioni da gol consecutive. Questa è la migliore giocatrice dell'Azerbaigian.
tiro dai 7 metri con Bajramova, para Di Giugno, il pallone resta lì, Di Giugno due volte, super Sara Di Giugno, doppio intervento pregevole. Molto bene, molto bene. Rivediamolo nel replay riproposto dalla regia coordinata da Francesco Egido, gran parata, tanto l'una quanto l'altra. La seconda molto esplosiva, si è proprio palesata in maniera insormontabile di fronte all'avversaria. De Santis, largo per Manojlovic, Fabbo che ha spazio dentro, Vinci che si coordina, si gira, non subisce fallo, parata sul tentativo di Gaia Vinci, abbiamo recuperato un altro pallone, attenzione alla riproposizione dell'Italia dall'altra parte, l'uno contro uno di Lupisella che però perde il possesso della palla, ha operato un paio di cambi, linea Naivaci dalla panchina con gli ingressi appunto di Vinci e di Lupisella. È giusto perché è passato già a metà del primo tempo e coinvolgere le giocatrici, come ho detto prima, è molto importante. Attacca ancora l'Azerbaigian con Obukova che accenna ad un incrocio e poi va dentro. Possiamo chiamarla col suo nome, dormita difensiva questa volta. Ma sì, è quasi inspiegabile perché ci devono aspettare le penetrazioni, non possono aspettarsi i tiri perché comunque anche l'allenatore dell'Azerbaigian ha visto che hanno preso 7 murate sui primi 8-9 tiri e quindi cercano la linea e adesso dobbiamo stare compatti. Siamo al quarto d'ora. Alla palla bella Italia di Lignano Sabbiadoro che ospiterà il prossimo 29 settembre anche la gara di qualificazione ai campionati europei del 2020 femminili tra Italia ed Ungheria. Ancora Gaia Vinci che va a prendersi un tiro dai 7 metri. Cartellino giallo anche ai danni della difesa dell'Azerbaigian, in particolar modo su Abdullayeva che viene sanzionata. Tiro dai 7, Andrea De Santis. Bel movimento del pivot perché aveva sbagliato la prima ricezione, è riuscito a recuperare la palla e andare a prendersi un 7 metri. Gaia Vinci, giocatrice in forza al Conversano che ha vinto quest'anno il campionato di Serie A2 vincendo anche la Final 8. Insomma, ha una maestra non da poco, perché se sei un pivot e sei allenato da Elena Barani, difficile chiedere di meglio. Cosa vuoi di più dalla vita, eh? Si riparte, Lupisella. Fabbo. Ramanojlovic. De Santis. In comprensione con Davoli che comunque riesce a tenere il possesso del pallone e a cederlo ancora a Fabbo, ancora Manojlovic che va in uno contro uno, non serve neanche, basta saltare e sparare verso la porta dell'Azerbaigian per trovare l'11-5. Diciamo che in questa partita è un altro livello in questo momento Manojlovic. Seguiamo questo nuovo attacco con la solita Obukova, poi Abdullayeva che va in uno contro uno, scarica a sinistra, Lupisella azzecca perfettamente il timing dell'uscita difensiva del gioco d'anticipo e va a recuperare il pallone. Davoli subisce fallo, 9 metri. Bellissimo questo anticipo che tu hai sottolineato perché ha trovato proprio il momento giusto per farlo e sono, diciamo, la partecipazione al gioco degli ultimi difensori non è normale nelle partite di pallamano, invece in questo caso abbiamo visto un bellissimo esempio di difesa. Entrata Lisa Ponti, per lei prestazione difensiva magistrale ieri, un paio di giochi d'anticipo come quello che abbiamo visto adesso di Lupisella davvero importanti e anche un paio di reti nel momento clou della gara, di una gara che, lo ricordiamo, l'Italia ha vinto 24-23 con il gol decisivo di Giulia Fabbo su un 9 metri, ha raccolto il pallone sul primo passo, una sassata imparabile verso la porta della Nord Macedonia. Italia questa sera invece sta vivendo una situazione decisamente più tranquilla, meno agitata. Sbaglia Davoli però, secondo tiro dai 7 metri fallito. Un po' di deconcentrazione probabilmente sta già serpeggiando. E anche Fabbo, che tu dicevi aver fatto questo gol importantissimo, ricordavi, oggi non ha ancora trovato un tiro buono. Il tiro di Obukova che batte Di Giugno per l'11-5, adesso siamo al 18° minuto, 11-6 anzi, insomma, l'Azerbaigian comunque lo sta a guardare, se trova spazio si prende il tiro e la mette dentro. E Obukova l'ultima a toccare, la palla si ferma per effetto della pece proprio in prossimità della linea.
chi non l'ha mai visto da pallamano non può capire queste cose, perché la pece è veramente qualcosa di particolare. È l'oggetto del mestiere per eccellenza, forse anche più del pallone. Non esiste pallone da pallamano senza la pece. Obukova, sfondamento abbastanza netto questo, brava Fabbo a restare sul posto, ad aspettare in posizione l'attaccante avversario. E questo è quello che dovremmo fare sempre, perché loro hanno bisogno di entrare sulla linea e noi dobbiamo presidiare bene questa nostra linea difensiva. Manojlovic, c'è stato un cambio, è entrata sulla linea dei terzini in questo momento Anna Chiara Campestrini. Sugli spalti credo ieri di aver visto Davide Campestrini, peraltro pivot del Merano e delle nazionali giovanili e fratello di Anna Chiara Campestrini. C'è un due minuti sul secondo tiro dai 7 metri conquistato da Gaia Vinci, terza tiratrice per l'Italia, Maramona Manojlovic. Arriva il fischio e terzo errore dalla linea dei 7 metri, sbaglia anche Manojlovic. Sembra un incredibile, ma è così, 0 su 3 dai 7 metri, compreso la Manojlovic. E poi il tiro di Vinci, è stregata quella porta per lei perché ha sbagliato due conclusioni, in altre due occasioni è stata fermata da un fallo, ha comunque portato ad un tiro dai 7 metri. Non riesce a togliersi la soddisfazione del primo gol in gara ufficiale con la maglia della nazionale Under 17, il pivot del Conversano. Attenzione a questo pallone largo, arriva la conclusione e l'Azerbaigian trova la via del gol con Bayramova che va a realizzare la posizione di ala sinistra. Bayramova, tecnica abbastanza buona rispetto alle altre. E ci pensa Manojlovic, che per la verità è l'unica giocatrice che sta prendendo l'iniziativa come dovrebbe, andando dentro e sfondando nel mezzo della difesa dell'Azerbaigian. Dopo la partita di ieri della nostra nazionale ho visto un pochettino della pallavolo e ho visto che se non ci fosse stato Paola Egonu probabilmente l'Italia non avrebbe vinto. In questa situazione siamo più o meno nelle stesse proporzioni di importanza. Ha preso per mano la squadra Ramona Manojlovic, fino ad ora 12-7 il risultato, è anche capitano della nazionale, ieri MVP della partita, ma anche contro la Polonia prestazione generosa, in attacco meno appariscente rispetto a Fabbo, ma sempre presente, poi ha pagato la sua generosità nella fase difensiva con una sospensione temporanea, anzi squalifica per somma di sospensione temporanea, un cartellino rosso. È stato intanto un buon intervento e attacca nuovamente l'Azerbaigian, è rientrata tra i pali Sizia. Pallone recuperato dall'Italia, Campestrini. Il palleggio di Manojlovic, ecco Campestrini che ha un brutto impatto però con il pallone che termina poi oltre la linea laterale. 12-7 il risultato, andiamo verso il 22esimo del primo tempo. Dominiamo con la difesa ma facciamo un po' fatica a giocare in velocità e questo è un limite per cui siamo ancora solo sopra 5 gol. Tanto lavoro per l'Italia di Liliana Ivaci, ha preceduto questo EHF Championship, il debutto qui a Lignano Sabbiadoro con 3 settimane di tornei e di raduni, con l'ultimo atto in Slovenia, doppia amichevole, doppio test match che aveva dato ottime indicazioni, poi confermate nelle 2 vittorie consecutive contro la Macedonia e contro la Polonia. Arriva intanto però il gol dell'Azerbaigian che torna sotto sul meno 4, 12-8. Beh, insomma, 3 rigori buttati via non sono poco, eh? Potevamo averli già doppiati. Manojlovic per Fabbo, Campestrini, ma Manojlovic sulla linea come doppio pivot, Campestrini si prende il tiro che però è piuttosto centrale, para senza troppe difficoltà Molivaskaya. Questo movimento di Campestrini non è semplicissimo perché il destro di mano da terzino destro è molto difficile fare una penetrazione come voleva fare lei, però sta di fatto che i tiri sono troppo sulla figura. Ancora un'altra conclusione, poi pallone raccolto all'interno dell'area dei 6 metri, questo non è concesso dal regolamento, dunque cambio di possesso, può ripartire l'Italia, c'è una spinta su Campestrini, va a segnare Gaia Vinci, gol meritato direi, e anche un 2 minuti. Tutto secondo regolamento, spinta in contropiede, 2 minuti dovuti.
ad accomodarsi in panchina è Camila Bajramova. 13-8 il risultato al 23esimo minuto di partita. Inquadratura proprio per Bajramova che si accomoda sulla panca dei cattivi. Superiorità numerica. Ecco, come allenatore, vedere la miglior giocatrice della propria squadra prende due minuti spingendo in contropiede non è di quelle cose che ti fa fare i salti di gioia, diciamo. Rivedibile. Dall'altra parte, intanto Fabbo, c'è spazio per servire Vinci che si gira e va a segnare ancora seconda rete consecutiva per Gaia Vinci. Questa volta brava perché non era semplice girarsi in quella posizione. No, ha usato bene anche la mano sinistra, è stato un bellissimo movimento, ma prima dicevi Barani Docet, quindi incominciamo a vedere. 14-8 con una 2-0 di parziale, l'Italia riprende saldamente in mano le redini della partita, non che sia stata a rischio fino ad ora, ma l'Azerbaigian era comunque tornata sul meno 4. C'è spazio per Lupisella che raccoglie il pallone tutta sola, tre passi, pallonetto, traversa, sfortunata Lupisella, Sydney Lupisella questa volta. Bellissimo lancio della Sizia, bellissimo. I minuti trascorsi nel primo tempo al Palabella Italia di Lignano Sabbiadoro. Obukova e poi bello anche questo tiro confezionato dalla pivot dell'Azerbaigian, bella girata da parte del pivot. Matteo, se pensi che loro sono in 5, noi lasciamo spazi, vuol dire che la concentrazione difensiva in questo momento non è molto presente. Segna Obukova, era stata Ibrahimova a girarsi nel cuore della nostra difesa e a segnare. Adesso ci ha pensato la compagna per il 14-9, 5 minuti esatti in questo istante al termine della prima frazione di partita. Ponti per Campestrini, Fabbo, Manojlovic inamovibili nella 7 dell'Italia. Ancora Manojlovic, Fabbo, la conclusione, voleva fortissimamente questo gol, è andato a prenderselo Giulia Fabbo. Diciamo che la Fabbo giocando a destra ha più limiti della Manojlovic che gioca a sinistra. Appena è stato spostato al centro ha fatto vedere un gol di talento buonissimo, talento appunto cresciuto e valorizzato nelle fila della Iomi Salerno, trovato spazio anche nel corso della stagione. Obukova, il suo tiro, palla recuperata, ennesimo muro della difesa dell'Italia. Ponti alza la testa, c'è Vinci tutta sola, un attimo di ritardo in quel passaggio, Vinci comunque riesce ad andare dentro, tiro però rivedibile questa volta, conclusione centrale, para Molivaskaya. Purtroppo aveva il braccio bassissimo e il portiere non poteva esimersi da parare questa palla, ma l'azione era stata condotta bene. Obukova, un incrocio, poi si va dall'altra parte dove Abdullayeva manovra il tiro dalla distanza, bella conclusione questa di Bajramova dalla distanza, la prima conclusione veramente efficace arrivata dalla distanza dell'Azerbaigian. Un bel talento questa ragazza. De Santis, Lupisella che è passata a sinistra, a destra c'è invece Ponti. Parte Podda però, sempre costretta a giocare con destre di mano l'Italia sul lato destro del campo. Il tiro sotto fallo di Lupisella che viene atterrata a 9 metri. Vinci ha fatto ripartire l'azione. De Santis si butta dentro, tutto facile ancora. Tanto spazio nel mezzo della difesa dell'Azerbaigian che lascia molto fare all'Italia. Rivediamo nel replay il palleggio. Ritardo della difesa, rete del 16-10. Quella zona lì ha fatto gol in penetrazione sia alla Manojlovic e appena De Santis è andata si è presa anche lei lo spazio giusto. Si tratta della seconda rete per intanto l'Azerbaigian che è andato a segnare. 16-11 il risultato, siamo al 27esimo. Manojlovic sulla rimessa veloce dell'Italia, la conclusione sotto fallo. Nove metri. Manojlovic, De Santis.
cambio di posizione tra le due. De Santis, 4 reti per lei all'attivo nel corso della partita, la top scorer Manojlovic che ne ha segnate 5. C'è un taglio da parte di Lupisella, un po' di traffico nel mezzo sull'area, sulla linea dei 6 si sono ritrovate Ponti, Lupisella e Vinci. Tutti hanno avuto la stessa idea, eh? Prova a girarsi De Santis, ancora fallo. Praticamente doppio pivot e quindi questo porta ad accentrare il gioco. Prova Campestrini con uno scavalcamento, poi arriva sui 6 Martina De Santis. 2 minuti per questa volta Abdullayeva, anzi per Eyazova che sta lasciando il campo, e diventa una sfida nella sfida a questo punto andare a mettere dentro questo tiro dai 7 metri. Vediamo se riusciamo a sfatare questo tabù. Quarta tiratrice va Campestrini. Al 28esimo minuto e 37 secondi del primo tempo, adesso c'è... Sono in 6 in campo. Il gioco è stato fermato. Viene richiamata Agajeva in panchina. Beh, l'intervento del commissario ha graziato dopo un turno di 2 minuti l'Azerbaigian. Finalmente a segno l'Italia dalla linea dei 7 metri, segna Anna Chiara Campestrini, prima rete della sua partita, prima rete del suo torneo per il 17-11 al quasi 29esimo minuto. Questo è un buon segnale, bisogna fare gol prima delle partite che contano per tutte le componenti della nazionale. Tentativo di scavalcamento, in ritardo questa volta Ponti sulla chiusura, l'Azerbaigian segna con Mamamatkova. Anche 2 minuti per Ponti, che a quel punto forse poteva lasciare andare la giocatrice avversaria. Grande ingenuità perché non valeva proprio la pena di prendere questi 2 minuti, ma ormai. Con grande calma l'Italia che è avanti sul più 5 al 29esimo minuto del primo tempo. Una manciata di secondi prima di andare negli spogliatoi, palla larga per Lupisella che prova la conclusione, ha toccato però all'interno dei 6 metri prima di lasciare il pallone, invasione e cambio di possesso. Era una buona situazione tattica perché è stata liberata sulla sinistra, ma ha esitato troppo a lasciare la palla. E adesso va lei a riprendersi quel pallone, può andare tutta sola Lupisella, il tiro e la rete. Ha voluto con forza questo gol, un attimo dopo l'invasione è andata lei ad anticipare e poi da sola in contropiede ha segnato. Prima aveva sbagliato un pallonetto, ma è velocissima per fare questi contropiedi, è una ragazza di talento per questo ruolo. Finisce così il primo tempo, 18-12 il punteggio. Più 6, 12 reti concesse, forse un po' troppe all'Azerbaigian. Su questo avrà qualcosina da dire Liliana Ivaci, ne siamo sicuri. Questo è l'aspetto che più mi ha lasciato perplesso di questo primo tempo, però devo anche dire che le ragazze probabilmente si sono accorte del livello dell'avversaria e quindi la loro concentrazione non è riuscita a essere al 100%, però credo che l'allenatrice sicuramente andrà a toccare questo punto perché è difficile lasciare gli spazi che abbiamo lasciato, fare questa ingenuità può essere un brutto segno per il futuro, insomma dobbiamo assolutamente stringere questa linea difensiva. In ogni caso sorrisi e una discreta tranquillità sulla panchina dell'Italia. 18-12, bene così dopo i primi 30 minuti di partita. La palla bella Italia di Lignano Sabbiadoro, ci fermiamo e torniamo tra poco per i secondi 30 minuti.
Di nuovo in cronaca dalla Palabella Italia di Lignano Sabbiadoro, terza giornata degli HF Championship Under 17 femminili. Italia avanti 18-12 contro l'Azerbaigian e intenzionata a chiudere quanto prima i giochi e andare a prendersi la terza vittoria in altrettante partite dopo quelle ottenute contro la Polonia e contro la Nord Macedonia nelle due giornate che hanno preceduto appunto questa sfida. Domani rest day, domani giornata di riposo. L'Italia avrà per la verità due giorni di riposo consecutivi, perché poi il 7 agosto non scenderà in campo, 5 squadre nel girone, dunque a turno naturalmente bisogna riposare nel calendario per poi tornare contro la Bielorussia. Ecco, la giornata del 7 agosto potrebbe dire tantissimo nella storia di questo girone, perché vincere stasera permetterebbe all'Italia di andare a dormire con 6 punti e 4 punti in più delle inseguitrici, ma questo non basta, perché anche Bielorussia e anche la Polonia, bisognerà vedere come andrà, e nel contempo la formazione della Nord Macedonia sono tutte in corsa in una ipotetica classifica avulsa che potrebbe generarsi poi al termine del girone con tutte squadre a 6 punti. Bisogna vedere. Possono tutte dare ancora due vittorie queste squadre che abbiamo detto, chiaramente non tutte e tre. Fantastico gol intanto della Fabbo. E quindi dobbiamo sudarci ancora questa qualificazione nell'ultima partita. In questo riposarsi due giorni consecutivi è importante da un punto di vista fisico, ma rompe un trend positivo. Guarda, io come allenatore sarei molto contento, perché questo ti consente veramente di sfruttare il riposo, dando proprio spazio alla capacità di annullare un po' lo sforzo fisico, e però di pensare con un giorno in più all'avversario, cioè 48 ore per pensare alle situazioni tattiche che dovrei affrontare, ma il fisico intanto si riposa. Io sarei contento, poi vediamo quello che succede. Para intanto Sizia questo tiro dai 7 metri, 7 gol dividono le due squadre, 19-12 il risultato. Attacca Conte, che è entrata dalla panchina e va subito a prendersi questa rete con un bel 1-1. Gol anche per Giulia Conte, gol e minuti per tutte le ragazze a disposizione di Liliana Ivaci. L'avevamo detto in anteprima, questo è un obiettivo di questa partita, e poi mi sembra che le ragazze siano partite belle convinte nel secondo tempo. Entrata anche in Grassia in posizione di ala destra al momento, giocatrice del Conversano. Lupisella finta in corsa, va però a fallire poi al momento del tiro. C'è stato infatti l'intervento di Molivascaia. Tecnicamente un bel gesto con la doppia rotazione del braccio, ma questo ha fatto sì che lei rimasse troppo vicino al portiere per superarla. Attacca l'Azerbaigian con questa penetrazione. Abbiamo perso la marcatura, due minuti per Campestrini. C'è stata un'apertura lì nel mezzo, una fessura di cui hanno approfittato le nostre avversarie. Vedi, noi nella nostra parietà parliamo di questo come compattezza, dobbiamo stare più chiusi sulla palla, e invece qui abbiamo provato ad anticipare il passaggio sul terzino, sull'opposto terzino che è il nostro avversario diretto, e abbiamo creato il buco. Tiro dai 7 metri. E arriva il gol da parte dell'Azerbaigian, rete realizzata da Bayramova. 32esimo. C'è anche Andreani in campo, ha cambiato tutte le giocatrici, ad eccezione di Fabbo, che è l'unica ad essere rimasta in campo per tutti i 32, quasi 33 minuti giocati. Però gioca terzino sinistro, e questo è un regalo che gli si fa per qualche minuto, quindi lo accetta ben volentieri. In Grazia, la sua posizione naturale nel Conversano, gioca al centro, fallo in attacco, fischiato a Conte i passi, allora può ripartire l'Azerbaigian, che cerca con questo contropiede di andare a segnare, ci riesce. 2-0 di parziale, Obukova. Tre passaggi, una buonissima azione questa volta, forse la prima bellissima azione che fa l'Azerbaigian in seconda fase. Grazia. Fabbo. Si muove nuovamente Fabbo, che va alla conclusione. Il tiro, cercato di interrompere anche lo schema chiamato dal centrale, sentiva questo tiro nel braccio. Errore però, perché para Molivascaia. Buona parata, e poi devo dire che capisco Fabbo, perché appena ha l'occasione di tirare dalla sua posizione vuole coglierla.
l'Azerbaigian che prova ancora a farsi largo con una serie di passaggi per far muovere la difesa dell'Italia e cercare il pertugio giusto per sorprendere l'Italia. A rete, si lascia sorprendere in questo caso Sizia, che tocca il pallone, si era mossa però verso l'altro palo e viene battuta in Grassia, mentre stiamo rivedendo in precedenza il gol e Conte ha subito questo fallo che porta ad un tiro dai 7 metri. Molto aggressivo l'inizio di Conte in questi 5 minuti che sono passati, si è data molto da fare. Non era stata impiegata nelle partite precedenti, dunque vorrà cercare anche di mettersi in luce, come del resto tutte le altre ragazze che avevano avuto meno spazio nelle due gare e nei 120 minuti che hanno preceduto questa sfida. Altro errore dalla linea dei 7 metri per l'Italia. Tira chi se lo procura, in questo caso Conte, che però non ha centrato la porta. Penso che nei due giorni di riposo faremo una gara di rigori. Tanti tiri dai 7 metri. Obukoba. Un incrocio, poi il tiro dalla distanza, una buona conclusione e brava Obukoba a coordinarsi con un pallone raccolto quasi dalla spazzatura. Ti ho detto nel primo tempo che questa numero 8 mi pare talentuosa e mi ha confermato anche con questa esecuzione, perché il tiro è partito velocissimo nonostante lei sia magrissima. Eh sì, brava Bajramova. Italia che torna a giocare adesso in 7 contro 7 con Ingrassia che è tornata in posizione della destra, Conte nel mezzo a completare la linea dei terzini, Fabbo che però è tornata a terzino destro e Campestrini va a tagliare Ingrassia, la palla dentro per Andreani che si coordina, sbaglia però questo tiro, la palla recuperata da Ingrassia che poi vuole andare dentro, prova a cedere il pallone nuovamente ad Andreani, ha subito fallo, si riposiziona l'Italia. Conclusione di Giulia Fabbo, para Molivaskaya. Abbiamo preso un 3-0 di parziale in 5 contro 6 e adesso abbiamo fretta perché vogliamo riportare la distanza a livello di sicurezza, ma questo non ci aiuta. E intanto siamo al 36esimo. Giro palla dell'Azerbaigian. Palla recuperata dall'Italia con Fabbo che prova a lanciare sotto contatto Lupisella, c'è cioè Ingrassia, la finta di passaggio, ma lei alla conclusione, rete da parte di Ingrassia, grande freddezza dalla linea dei 6 metri, non ha sbagliato e anche lei all'esordio ufficiale con la gara con la maglia della nazionale in questo EHF Championship, timbra il cartellino, 21-16. È una bella soddisfazione, come sappiamo è anche una molto, la più giovane del gruppo insieme a, mi ha detto, un'altra giocatrice, quindi è una grande, grande soddisfazione. Va a segnare ancora l'Azerbaigian con la solita Bajramova, 21-17 al 37esimo. Si riporta in attacco l'Italia, rientra De Santis dalla panchina, è uscita anche Fabbo. Rotazione completata. Nuovamente De Santis raccoglie con una mano, poi va da Conte. Doppia però fischiata all'Italia, dobbiamo rientrare immediatamente nella fase difensiva perché l'Azerbaigian prova ad attaccare, c'è stato un fallo commesso da Campestrini, fallo prezioso perché l'Azerbaigian stava andando al tiro facilmente. Mi era apparso che l'Italia fosse molto determinata all'inizio del secondo tempo, ma forse è una falsa impressione perché in questo momento stiamo buttando via tanti palloni. C'è un fallo, ancora ci sarà un 9 metri, passi fischiati all'Azerbaigian e l'Italia può tentare di accelerare con De Santis, si riposiziona però la formazione avversaria e allora l'Italia con calma sulla difesa schierata della compagine dell'Azerbaigian è rientrata Manojlovic in posizione di terzino sinistro. Credo sia opportuno in questo momento. Proprio lei stacca dalla linea il tiro, troppo schiacciato però, palla che sfila via accanto alla porta dell'Azerbaigian. Adesso è importante non farsi prendere dall'ansia perché siamo ancora 4 gol sopra e non dobbiamo tirare dopo 2 secondi. Possiamo costruire meglio l'azione. 21-17 il risultato, due giocatrici
con due sospensioni temporanee sulle spalle per la Zera, che intanto confeziona davvero un gran gol da posizione di ala sinistra di Irzaieva. Lo rivediamo, non era facile metterla dentro da lì, ha quasi spinto il pallone tra l'altro, e invece sul versante opposto Andreani bagna anche lei questa sua prestazione con il gol. Buonissima ricezione e poi tiro molto veloce dopo la ricezione. Abbiamo rivisto nel replay il gol di Sara Andreani. Si chiude bene questa volta la difesa dell'Italia con l'Azerbaigian, che prova spesso con Zaieva a sfruttare il blocco del pivot. Obukova, sempre lei, poi la palla arriva a destra dove c'è Suleimanova. Vediamo se si alza il braccio del passivo. Eccolo. In questo istante Obukova, nuovamente c'è sempre un fallo. Bisogna ripartire in modo corretto, i direttori di gara chiedono al pivot di uscire giustamente dalla linea dei 9 metri. Obukova la finta, va lei al tiro, schiacciato, para Sizia, poi la palla è di Conte che fa immediatamente ripartire l'azione d'attacco dell'Italia. Il palleggio di Manojlovic che si gira su se stessa, la conclusione sul palo lungo, un passo di troppo però sì, per Ramona Manojlovic. Effettivamente ha compiuto inflazione di passi. Non male l'impatto della Conte sulla partita, eh? Mi sembra determinata, vogliosa di giocare. Obukova, tiro questa volta fuori misura e l'Italia può ripartire con in mano la palla del possibile più 5. Sì, credo che la Azerbaigian non abbia tante risorse oltre al numero 8, quindi se noi stiamo un po' concentrati e attenti in difesa gli faremo fare fatica per ogni gol. Dicevi in precedenza di Giulia Conte, giocatrice classe 2003. Anche lei come Manojlovic arriva dal fondi. De Santis che lavora da centrale, va lei a chiamare questo schema, a organizzare l'azione d'attacco dell'Italia. C'è Gozzi in posizione di ala sinistra intanto. È il suo esordio in questa partita, non era mai scesa in campo. E la rete da parte di Adele De Santis, di Martina De Santis, c'è un rapporto di parentela tra le due peraltro, va a segnare. Rivediamo l'azione di Martina De Santis, 23-18 il risultato, un gol importante per il morale. E poi voluto con una combinazione studiata, un incrocio terzino-terzino e la conclusione della centrale che si infila nello spazio lasciato dal primo terzino. Buona azione, ci voleva mettere un punto in questo momento della partita e l'ha fatto Martina De Santis, anche perché Adele giocava in porta, quindi avrebbe fatto più fatica. Difficile, sì. Buono il ripiegamento difensivo di Conte, molto brava questa volta De Santis, che va dentro e va a concludere. C'è stato l'intervento dell'estremo difensore avversario, ma comunque c'è stato un fallo e dunque tiro dai 7 metri. Che bel rientro difensivo di Conte. Conte De Santis, e andiamo a prenderci un rigore molto buono. Il rientro difensivo è quella parola magica, rientro, che noi allenatori usiamo tantissimo, e stavolta ci abbiamo avuto una chiara esemplificazione di come si deve fare. La regia ci ha riproposto l'ottimo recupero, va in Grassia dalla linea molto fredda, precisa, la mette alla destra dell'estremo difensore avversario. 25-18, 2-0 di parziale. Forse abbiamo trovato la rigorista, abbiamo a lungo tribolato, ma in Grassia è stata abile questa volta a metterla dentro. Una serie di incroci, sono in tre sulla linea dei 6 metri per l'Azerbaigian. Esce Obukova che prova a farsi vedere, poi arriva il tiro proprio di Obukova che va a segnare per il 24-19 al 43esimo minuto. Manojlovic vuole l'uno contro uno, anche questa volta però un passo di troppo. Purtroppo come prima ci stava anche questa volta l'infrazione di passi, non si deve intestardire, gli arbitri hanno visto questa infrazione, la vedranno sempre se la farà ancora.
con lo scavalcamento aveva avuto maggiori soddisfazioni nel primo tempo. Questo giro dorsale è da perfezionare. Tiro intanto della solita Bajramova. Nove metri. Abdullayeva, poi ancora Bajramova che subisce fallo, tiene bene Conte. Si apre la difesa dell'Italia che viene graziata questa volta dalla coppia arbitrale. Che ha avuto fretta di fischiare. Ancora 9 metri. Ibrahimova con il pallone nelle mani. Stiamo soffrendo i blocchi del pivot e bisognerebbe evitarli. Conclusione dei 9 metri, brava Sizia a non lasciarsi sorprendere dal rimpallo beffardo del pallone. Attenzione alla palla dentro per Andreani che viene toccata al momento del tiro. Tiro dai 7 metri, ci sarà anche un 2 minuti per Rzaieva che deve lasciare il campo. Ti devo dire che questa è stata una delle più belle azioni che ha fatto l'Italia nella partita, una seconda fase fluente, rapida, che ha trovato poi le mani sapienti della Manojlovic che ha in nanosecondo ha servito il pivot. Bellissima azione. De Santis ha una seconda chance e questa volta non la sbaglia, va a segnare dalla linea dei 7 metri per il 25-19. Un quarto d'ora da giocare, al di là di qualche disattenzione, pieno controllo della partita, questa è l'impressione. Sì, quella che abbiamo avuto noi, che qualche volta secondo me è sfuggita la squadra perché ha avuto due o tre momenti di ansia, ma devono capire che più 4 la partita si domina, si controlla, soprattutto contro questi avversari. Attacco nuovamente dell'Azerbaigian con questo tiro dalla distanza di Bajramova. Stiamo rivedendo nel replay, mentre in un amen Martina De Santis va a trasformare. Buonissima rimessa veloce, abbiamo un ritmo che loro non possono assolutamente tollerare, quindi dobbiamo sfruttarlo. Agajeva, Obukova, poi Bajramova, nuovamente Obukova. Time out chiamato sulla panchina dell'Azerbaigian sul punteggio di 26-20, a un quarto d'ora dalla fine. Microfoni e andiamo sulla panchina dell'Italia ad ascoltare Liliana Ivaci. Ora non possono andare a tirare gli altri, eh. Se abbiamo messo 5-1 che lei blocca perché un numero 8 ci è fatto un po' così, ci vuole, proviamo un pochino là di non far giocare Anna così che non si lancia. Secondo chi è? Secondo Mira? Sara? Per favore, dobbiamo veloci chiudere, se ci metto un tiro qua lo devo superare subito. Siete talmente alto che c'è solo bisogno di alzare un braccio. Non è che lei salta 10 metri, ok? Ma non siamo concentrati. Pensiamo solo, vabbè, è vinta. Ma perché dobbiamo soffrire, ok? O dobbiamo ritornare con la prima squadra? Forza, dai! Dai, 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 dai. 1, 2, 3! Italia! Prima un dettaglio tecnico, tattico, perché è stata cambiata la difesa in relazione alla prestazione della numero 8 della Azerbaigian, e dopo quello che io avrei detto già da tanto tempo, che probabilmente Liliana gli ha già detto, questo spazio che il pivot apre alle penetrazioni dell'avversaria è inspiegabile, perché noi veramente possiamo dominare fisicamente questa partita e non vedo perché dobbiamo lasciare questi spazi in penetrazione. La domanda chiave è: perché dobbiamo soffrire? Ma è così, è assolutamente così, ma soffriamo perché sbagliamo in difesa delle cose facili, elementari. Obukova con il gioco che è ripreso dopo il time out, il tiro che batte sul palo con la complicità di Sizia che riesce poi a tenerla lì quella palla e a far ripartire l'azione d'attacco dell'Italia. Si va a sinistra da De Santis che prova l'uno contro uno, ancora passi però su quel lato di campo, l'Italia sbaglia ancora questa volta con Martina De Santis. Doveva mettere un palleggio e non l'ha messo e quindi è passi. E allora l'Azerbaigian può attaccare con Obukova, una serie di incroci, c'è Gozzi lì davanti come centravanti a dar fastidio e ad arginare le azioni d'attacco, in particolar modo di Bajramova. Obukova
quasi camminando l'Azerbaigian. Questo dà fastidio alle difese, perché senza ritmo veramente esasperante difendere, però la squadra è questa e dobbiamo vincere questa partita. Il tiro e il pallone toccato in maniera provvidenziale da Sizia. Gozzi. De Santis. Gozzi come centrale, soluzione tattica vista anche nelle due precedenti partite, giocatrice molto versatile. Manojlovic, De Santis, ancora Gozzi, lo scarico per il tiro di Conte, palla che viene neutralizzata da Molivaskaya ma finisce oltre la linea laterale, dunque resta nelle mani dell'Italia. Stessa situazione tattica provata prima, incrocio terzino, stavolta abbiamo però portato al tiro una alla destra di mano e la portiera non si è fatta sorprendere. Ingrassia da centrale, chiamato uno schema per poi andare a destra dove c'è De Santis, a sinistra Manojlovic, nuovamente De Santis, è un incrocio per un pallone di ritorno, ottima azione questa dell'Italia, due minuti per Abdullayeva che deve accomodarsi in panchina, incrocio e palla di ritorno eseguito alla perfezione. Letteralmente fulminate le avversarie da questa combinazione tattica provata e riprovata, che peraltro si vede anche ad altissimo livello, e quindi è una situazione tattica giusta e ben messa in atto. De Santis. Non sbaglia Martina De Santis, 27-20 al 48esimo minuto. Abbiamo rimesso i piedi del percettore sui 7 metri nel secondo tempo. E questo probabilmente è il momento della partita in cui serrare le fila in difesa e piazzare l'allungo, e invece no, concediamo ancora all'Azerbaigiano una penetrazione troppo facile sui 6 metri e il gol del 27-21. Ingrassia, palla per Conte che prova il tiro. C'è stato l'intervento di Molivaskaya, poi Gozzi non è riuscito a far propria la ribattuta. Due conclusioni non facili, anche perché come in precedenza giochiamo con un destro di mano in posizione di ala destra, dunque Conte probabilmente potrebbe far circolare il pallone maggiormente, ridare respiro all'azione. Sicuramente sì, e poi c'è da dire che la portiera è abituata ai destri di mano perché si allena sempre con una destra di mano, quindi non è un effetto sorpresa. Cambio in porta per l'Italia, rientra Di Giugno al posto di Sizia che si riaccomoda in panchina. 27-22, 5 gol di vantaggio per l'Italia. Manojlovic, De Santis, il suo tiro, mano sul volto di Ibrahimova, 9 metri, De Santis. La finta di Ingrassia che poi deve cedere nuovamente a Gozzi dopo un incrocio. Attenzione a Manojlovic che ha subito un colpo al volto da parte di Bajramova. E a sua volta ha tirato sul volto della portiera. Sta tecnica non così... non eccelsa, diciamo, difensiva dell'Azerbaigian, tra l'altro è costata due cartellini rossi in due partite alla formazione che sta affrontando l'Italia stasera. Quindi c'è andata bene per adesso, senza grandi problemi. Anche se sono già due le giocatrici con due sospensioni temporanee sulle spalle, vedremo se arriveranno fino alla fine. Intanto Manojlovic prova a tirare, c'è l'errore, attenzione al contropiede dell'Azerbaigian, la conclusione para Di Giugno con il tiro affrettato da Ibrahimova, che è arrivata sui 9 metri, ha un'altra chance, Conte sbaglia anche questa, però terzo errore al tiro, non cambia il punteggio, ci stiamo mettendo del nostro però per non chiudere questa partita. Vogliamo avere un po' di suspense fino in fondo, hai detto benissimo prima tu, adesso Conte assolutamente doveva tirare andando verso il fondo, ma doveva rifare ripartire il gioco, ci sarebbero stati 5 metri di spazio dalla parte opposta. Anche perché poi in qualche modo rocambolesco, come in questo caso, l'Azerbaigian riesce sempre a metterla dentro. 27-23. Andreani invece sta giocando una gran partita, anche stavolta gran bel gol messo a segno.
mi ha fatto una buonissima impressione in questa partita questa ragazza, perché ha avuto una due o tre ricezioni molto molto buone. Ha diviso il ruolo di pivot con Eghiarrua nelle due partite che hanno preceduto questa gara contro l'Azerbaigian. Quasi anticipato quel pallone da Ingrassia, che gioca come centroavanti. Pallone largo e stavolta c'è la buona chiusura da parte di Di Giugno sul tiro cercato sul primo palo da Mamadaknova. Ingrassia, Manojlovic, ancora Ingrassia, il tiro ha lasciato sul posto il difensore avversario. Grande coraggio, è andato a prendersi questo terzo gol nella sua partita. Gioca come se avesse un altro fisico, e questo è importante, perché probabilmente con la crescita sarà veramente un talento da osservare. E non è un caso che il Conversano, con una squadra di giovanissime, quest'anno sia riuscita a vincere il campionato di Serie A2. Promozione poi purtroppo non concretizzata con l'iscrizione al campionato di A1. Conte per Ingrassia, che cede con intelligenza alla compagna, trova finalmente il gol Giulia Conte. Questa è una bella scelta di Ingrassia, perché Conte aveva sbagliato su tutti i tiri e l'ha rimessa in gioco con una palla facile da realizzare. E poi bel pallonetto per il 30-23 con questo 2-0 di parziale. L'Italia torna sul più 7, 7 e mezzo alla fine. L'Azerbaigian trova sempre però con Bayramova il modo di andare a trasformare. De Santis, che prova a fuggir via, viene fermata fallosamente. Ha una facilità di tiro questa numero 8, che faccio fatica a pronunciare, Bayramova, che mi stupisce, perché non sembra una ragazza di quel livello della squadra praticamente. Al 53esimo 11 giocatrici su 16 dell'Italia sono andate a segno. Questo obiettivo lo ha centrato Liliana Ivaci, quello che voleva sicuramente. Sicuramente questa era una delle cose che nella preparazione della partita è stata tenuta in conto e è stata anche realizzata, quindi questo è molto buono. Fallo su De Santis, gioco fermo, 9 metri. Partita anche senza troppi sussulti sul lato difensivo dell'Italia, sole due sospensioni temporanee incassate. Prova Conte, sicuramente più propositiva sulla linea dei terzini che quando impiegata come alla destra. Va in elevazione a sinistra dove c'è Campestrini, che torna nel mezzo, ha provato un pallone dentro per Andreani, era coperta, era chiusa però quella linea di passaggio, e allora l'Italia deve ripiegare in difesa con l'Azerbaigian, che con Bayramova prova ad andarsene, tentativo di passaggio sulla linea, palla recuperata, poi pasticciamo un po' nel tentativo di andare in contropiede, non concretizzato. Sì, poca lucidità, un metro della ripartenza, bastava tenere la palla un secondo in più, ci sarebbero stati spazi enormi, però la palla è andata all'Azerbaigian. Suleimanova, poi il pallone a sinistra, c'è il tiro, fallo di Conte che si beccherà un due minuti. E ancora una volta Bayramova mette in crisi la nostra difesa. Questo è un fallo che non dovrebbe mai fare, stava andando verso l'esterno, se avesse fatto gol sarebbe stata brava, ma avremmo giocato in 6. Adesso invece c'è 7 metri e 2 minuti senza una giocatrice. Tiro dai 7 metri per l'Azerbaigian con il gol di Bayramova. Ogni volta che sembra la partita si sia indirizzata definitivamente, l'Azerbaigian, grazie al nostro aiuto, prova a rientrare. Vediamo di non fare scherzi in questi ultimi 5 minuti. Decima rete della partita per Bayramova, che va in doppia cifra. Rientra Fabbo. Manojlovic. Campestrini. La conclusione dalla distanza di Campestrini, quello che ci voleva. Ha tolto una bella castagna dal fuoco con questo tiro, un 5 contro 6, ma gli spazi c'erano, perché ha tirato sul muro a 1 e il muro 1 normalmente si batte. Era da più di qualche minuto che non vedevamo un tiro da fuori dell'Italia. Dei tre terzini la meno iniziata, diciamo, era Campestrini, che è stata però brava e coraggiosa a prendersi questa conclusione. Scelta giusta.
Fabbo, Manojlovic come terzino destro, Ingrassia, poi ancora Fabbo nel mezzo, Manojlovic, incrocio per Campestrini, l'uno contro uno, lo scarico per Giulia Fabbo che era stata brava a penetrare, errore al tiro, continua a giocare l'Italia, ancora Campestrini in caduta, gran gol questo. Ma non solo gol, anche la palla che ha dato prima a Fabbo era giustissima, ha tolto la difesa di mezzo e quindi se la meritava proprio. Col polso ha lasciato quel pallone, l'ha messo sotto la traversa per il 32-25. Sempre Bajramova. Invasione. Annullata questa rete, adesso Italia che può considerare in cascina questi due punti, mancano 3 minuti e 45 secondi. 32-26. Non mi sembra fosse stato convalidato il gol, ma il punteggio è cambiato, quindi ne prendiamo atto. 3,5 da giocare. Fabbo. Manojlovic, nuovamente Fabbo. Campestrini. Carezza al pallone che viene appoggiato morbido sopra la testa dell'estremo difensore avversario. 3 reti consecutive per Campestrini. In questo momento di partita ha dato dimostrazione di avere talento, per esempio questa penetrazione è stata fatta bene, soprattutto come prima ha lasciato la palla al momento giusto, quindi complimenti. 33-26, Italia che adesso vuole approfittare per arrotondare il punteggio, ma naturalmente servirà anche chiudersi bene in difesa, come in questo caso. Di Giugno ha ridato in là l'azione d'attacco, intelligente Fabbo che evita inutili accelerazioni e preferisce tenere lì il pallone. Ci sarà un cambio, esce Manojlovic, rientra Conte dalla panchina come terzino destro. Minuti di riposo che sono importanti. Fabbo. Conte, poi Campestrini. La palla ancora per Conte, non precisissimo questo passaggio in qualche modo. Comunque poi Giulia Fabbo, uno contro uno, da terzino sinistro, ha fatto quello che le riesce meglio. Bellissimo movimento, velocissimo, il cambio di direzione con finta fatta, effettuata molto bene, e trova individuazione dello spazio. 34-26 il punteggio. Ricordo il calendario, Italia che tornerà in campo il prossimo 8 agosto per affrontare sempre alle ore 20, sempre in diretta su Palamano TV, la Bielorussia, ma il 7 agosto si giocano Macedonia, Azerbaigian e soprattutto Bielorussia, Polonia. Tutte partite importanti, come dicevamo in precedenza, per l'economia del gruppo B, per capire come si evolverà appunto la situazione per poi arrivare alle prime due classificate, dunque alle qualificate per le semifinali del 10 agosto. Italia che chiuderà questa sera comunque a quota 6 punti, 4 in più di Bielorussia, Polonia e Nord Macedonia, che sono tutte appaiate a quota 2. C'è solo l'Azerbaigian che chiuderà a 0 punti e che dunque saluta in via definitiva a questo punto ogni chance di passaggio del turno e giocherà il placement round. 34-26 il punteggio, margine ampio che ci permette anche un po' di spaziare. Mister, stai partendo per la Macedonia, occhio alle avversarie dei campionati europei del prossimo anno. Sì, abbiamo questa occasione di andare a vedere le nostre prossime avversarie per gli europei, li vediamo al mondiale, il mondiale che si gioca da domani in Macedonia, e chiaramente le squadre europee, come da tradizione, sono le favorite, quindi andremo a vedere, diciamo, le squadre che ci troveremo di fronte l'anno prossimo. Con alcune di queste abbiamo già giocato e abbiamo un termine di riferimento, con altre come le Svezia, Islanda, Danimarca non ci siamo ancora confrontati, e quindi ci è parso utile, e sicuramente lo sarà, perché porteremo qualche informazione in più rispetto a quelle che possediamo, e soprattutto ci renderemo conto del livello contro cui andremo a giocare. È un'opportunità e penso che sia anche una bellissima manifestazione. Doppio europeo per l'Italia, under 18 e under 20 la prossima estate, under 20 in casa tra Bressanone e in coorganizzazione con l'Austria a Innsbruck, mentre si andrà
in Slovenia per i campionati europei under 18 nel mese di agosto. Intanto Vinci confeziona questa magia, la ciliegina sulla torta, sul 34-26 con cui l'Italia batte l'Azerbaigian alla Pala Bella Italia di Lignano Sabbia d'Oro, 35-26 il risultato finale della sfida, un rotondo più 9 meritato e maturato già all'inizio della partita. Sempre in pieno controllo l'Italia, una vittoria che fa morale e che fa classifica, bene così. Sicuramente, e penso anche che al di là del pelo dell'uovo che noi allenatori cerchiamo sempre, che in questo caso potrebbe essere la difesa in qualche aspetto sulla la possibilità che abbiamo avuto di fare penetrazioni all'Azerbaigian, sia un obiettivo raggiunto. Liliana e il suo staff possono essere contenti perché 3 vittorie su 3 partite è sempre un bel lasciapassare e ti fa sognare bene per il futuro. E soprattutto dà anche la consapevolezza alle avversarie, alle prossime avversarie, di che squadra andranno ad affrontare, una squadra che ha vinto 3 partite su 3. Sì, quando si incontra una squadra che viene da vittorie, chiunque la affronti deve pensare, possono battere anche noi, e questo è un bel biglietto da visita. Adesso è il momento delle MVP, prima che lo annunci lo speaker, la tua MVP per l'Italia? La mia MVP è Manojlovic. Vediamo. Martina De Santis. Benissimo anche questa scelta, perché oggi si è presa forse più spazio che nelle altre partite, però è una centrale che a me piace molto come fa a giocare la squadra e come riesce a trovare gli spazi individuali. Terza MVP differente per l'Italia dopo Fabbo e Manojlovic, adesso De Santis. La linea dei terzini titolare ha tutta conquistato un titolo di MVP questa sera. Qui la vedo un po' più facile come scelta in questo caso. Molivaskaya è stata premiata come MVP. Qualche buona parata c'è stata, sicuramente avrebbe meritato maggiormente Bajramova per la partita giocata. Vabbè, non ci siamo concentrati sul portiere, almeno io non mi sono concentrato sul portiere, che ha preso 35 gol, però chiaramente con una difesa che non è fortissima, quindi ci può stare anche questo. E tutte queste ragazze sono state peraltro inserite all'interno del progetto Respect Your Talent della Federazione Europea, dunque credo ci sia anche una logica di differenziazione nella scelta per avere poi il prossimo 9 agosto qui al Pala Bella Italia e nell'ambito di un workshop con la Federazione Europea il maggior numero di ragazze possibile, quindi in questo caso il coinvolgimento non solo di Bajramova, che aveva già vinto un premio di MVP, ma di Molivaskaya. Questo mi tranquillizza, perché se la Bajramova non avesse vinto un premio di MVP potevo anche appendere il fischietto al chiodo rispetto al livello delle altre. 35-26, ancora una serata di grandi sorrisi azzurri al Pala Bella Italia di Lignano Sabbia d'Oro, con l'Italia che batte l'Azerbaigian. Grazie Beppe Tedesco per essere stato qui con noi, sempre graditissimo ospite in cuffia. Grazie a te Matteo e a tutti voi, perché io sto benissimo quando posso commentare le partite insieme a voi, e quindi buona pallamano anche nei prossimi giorni, sperando che l'Italia ci accompagni fino alla finale. Mi hai anticipato, grazie a voi per averci seguito, l'augurio è quello di sempre, buona pallamano a tutti, alla prossima.